Mario? Chiedo al nostro regista Fabrizio. Ma vedi che c'è? Pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Cosa? Donato! Donato, siamo lei! Donato, siamo lei! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti! E benvenuti alla prima puntata di Fuori dal Coro, sì? Oltre. La versione speciale per la Rai TV della domenica pomeriggio. Sì, grazie. Donato, sei felice? Non c'è. In regia? Non c'è, Donato. Allora, ma con chi parla? Si calmi. Ma col mio regista, perché? Perché oltre? Mm. Perché bisogna andare oltre. Sì. Oltre il buon gusto. Sì. Oltre il senso del ridicolo. Sì, oltre il pudore. Oltre il giornalismo. Oltre Emilio Fede. Sì, oltre tutto. Oltretutto, perché bisogna cercare la verità. Dov'è la verità? Sia calmo. Fermi tutti, dov'è la verità? È molto semplice, noi dobbiamo trovarla. Come si fa a trovare la verità? Sì. Bisogna scavare dentro la notizia. Eh? Scavarla, prenderla in mano come se fosse una tartare di fassona. Sì. Prenderla in bocca, sentire le budella, le frattaglie. Sì, assicarla. E solo dopo servire l'impasto agli italiani per fargli sentire l'odore. Non la inquadrano più lì. Torni indietro. Donato, mi fai vedere. Fermi! Sì. Fammi vedere il cartello. Nessuno si è mosso. Cosa è successo in Italia il 5 settembre? Come cammina, scusa? Cosa è successo? La catastrofe. Cosa è successo? Prima eravamo un paese occidentale. Sì? Vabbè, insomma. Settima potenza industriale, no! Ma nemmeno il Burundi. Vabbè, sì. Ci mangiava bene in Italia. Ci mangiava. Sì, bellezze artistiche, non c'erano più immigrati. No, come non c'è? Cioè, volevi un immigrato? Dovevi andare lì, chiedere un bianco, ti posso dipingere? Ma non era così, per questo fortuna. Grazie a un governo di destra, sì. Forte, sì. Sincero, bello, vabbè. Che per il bene dell'Italia e dell'umanità... Vabbè, c'è a chi piace. Ti avevo detto, potete voi grilletti governare insieme a noi. Vabbè. E poi è venuto questo governo. Sì. Com'è il governo, amici? Butto. Nessuno lo dice. Il governo è butto. No, perché vanno queste perché cose? Arriva uno studente, come capita spesso nei libri di storia, arriva da Salvini, gli spara, cade. Okay. E ci troviamo questo governo. È Salvini che l'ha fatto cadere il governo. Vabbè, colpa di Salvini. No, cosa? Salvini c'ha gli acari nella barba. No. Salvini va in palestra e non si lava. Ma no. È colpa di Salvini. Non è così. Ha fatto cadere il governo lui. Intanto siamo pieni di clandestini. Avete visto i clandestini che arrivano? Barche, barchini, navicelle spaziali. Cosa dici? Bastioni carichi. Non ci sono le navicelle spaziali. Arrivano a Orione, ci fosse un immigrato. Ciao, Orione, posso entrare? No. No. Arrivano con queste lance, sì, piene di sudore e droga, e ci infliggono. Ma cosa dici? Per colpa di chi? Come va? Allora, fermi tu. Cosa fa? Fermi tu. Cosa per si colpa di chi? Chi si è portato il cartonato? Chi? Per colpa di chi? Questo. Ma che? Vedete, questo uomo qua. Cosa sta facendo? Questo uomo qua, l'uomo della porta accanto. Ma solo se hai la fortuna di stare accanto alla discarica. No, su. Che accanimento. Ma chi è? Attenzione, a Lecce la Roma si è portata in vantaggio. Dovrebbe essere stato Dzeko, autore del gol del vantaggio romanista. Lecce 0, Roma 1. Allora, arriviamo subito. Chi c'è? Eccolo lì. Ci dispiace, okay, lui è tifoso della Roma, ci dispiace tanto. Cosa fa? Perché fa questa cosa? Intanto oltre gli immigrati ci sono questi pensionati. Ma che no? Cosa c'entra? Lasci stare. Mi danno un pezzo di pane e delle cuffie per ripararsi dal freddo. No, ma non so, per ripararsi dal freddo. Ma chi è il regista di tutto questo? Chi è? È un toscano. Chi è? Il regista di tutto questo? Zeko. È questo signore qua, il regista toscano. Ma Giovanni Veronesi, ma non è toscano. No, Matteo Renzi da Rignano. Matteo Renzi Sentite fuori dal coro. Oltre! Sì. No.
Cosa ha fatto? Sì. Tu che ti occupavi di politica, gli abbiamo chiesto il signor Matteo D'Alignano. Sì. Ascoltate! Sì. Vuoi tu bene agli italiani? Vuoi tu bene agli italiani? Sentite cosa ha risposto. Cosa avrà risposto? Vai Donato! Fammelo sentire! Vuoi tu bene agli italiani? Sentami! No! Ma no! Ma no, ma è strappolato! No, no. Giordano! Ma no, ma... Me lo fai sentire? Ma c'è la domanda! Alla domanda, la domanda. Domanda! Vuoi tu bene agli italiani? Ma non è... Me lo fai sentire? Vuoi tu bene agli italiani? No! No! Ma cosa c'entra? Può chiedergli dobbiamo... qualsiasi cosa. Ma non c'era la domanda. Sperare che questo governo faccia come le foglie d'autunno piene di pidocchi sui sì, platani. Va... Cada per sempre e tornare di nuovo grazie, liberi. Grazie, grazie. Mamma mia. Scandalo. È incattivito forte. Non ci pisce.